Allora, si blocca, cominciamo bene, il nuovo modem comincia a dare problemi. Lo sapevo. Si è bloccato, ditemi se va, dovrebbe essere ripartito. Allora, abbiamo il modem nuovo, però il modem nuovo, problemi vecchi, speriamo che vada. Allora, ditemi se funziona, spero che vada, insomma abbiamo il modem nuovo, ogni tanto potrebbe dare qualche problema, però. Allora, partiamo e quindi cerchiamo di capire un attimino. Quindi Gina De Cazzan devi monitorare, ogni 5 minuti dimmi se si vede bene. Salutiamo anche Sandra. Il tuo lavoro, Gina De Cazzan, si è assunta anche te, assumo tante persone, vedete che do lavoro a tante persone, la paga è sempre 0 euro anche per te, quindi. Allora, cerchiamo di capire cosa ti capiterà entro un mese, cosa ti capiterà entro un mese, cosa ti capiterà entro un mese. Allora, scegliamo il testimone, partiamo dal primo testimone che è il Buddha è il primo testimone. Poi la piramide, il secondo testimone e la stele, il terzo testimone. Quindi Buddha, piramide o stele, cosa ti capiterà entro un mese? Partiamo con il Buddha, cosa ti capiterà entro un mese? Focalizzati un attimino sull'area che ti interessa e cerchiamo di capire che cosa ti capiterà entro un mese con i Tarot. Cosa ti capiterà entro un mese utilizzando le carte dei Tarot? Allora, vediamo un attimino come andranno le cose. Cosa ti capiterà entro un mese utilizzando i Tarot? Allora, mescoliamo le carte e cerchiamo di capire. Pippolo, dove l'hai mandata la Sissi? Dove l'hai mandata la Sissi, Pippolo? Il nostro Pippolo non sa dove ha mandato la Sissi. Allora, mescoliamo le carte e vediamo un po' cosa ti capiterà entro un mese. Cosa ti capiterà entro un mese? Allora, tu concentrati, tagliamo e scegliamo le carte. Vediamo le prime tre carte dei Tarot, cosa ti capiterà entro un mese. Allora, intanto ci saranno degli ostacoli che dovrai superare, quindi nell'ambito che ti interessa, che sia sentimentale affettivo, che sia lavorativo, ma i bimbi girini sono spariti, se li è mangiati Sissi, se li è mangiati, Sissi si è mangiati i girini. Allora, era affamato Sissi, si è mangiati i girini, cioè Pippoli si è mangiati i girini. Pater ha fatto come i coccodrilli, adesso sta versando lacrime di coccodrillo, si è mangiati i girini. Allora, comunque sia, avrai delle difficoltà, dovrai superare degli ostacoli, il che non ti bloccherà, ma ti renderà, non siamo fatti, ma sì che siete fatti per stare insieme, Pippoli, siete sì fatti per stare insieme, siete fatti l'uno per l'altra. Avete già fatto dei girini, ne farete degli altri. Allora, quindi abbiamo delle difficoltà da affrontare. Quindi, qualunque obiettivo tu abbia, che sia lavorativo, sentimentale, affettivo, non sarà così semplice, però, diciamo, questo drago che dovrai affrontare, queste sette teste del drago che dovrai tagliare, ti porteranno molti risultati. I Tarataro ti consigliano in quell'ambito della vita, quindi siccome dovrai affrontare delle difficoltà, fare un piano strategico, definire delle azioni che devi fare, definire un obiettivo preciso. Non so, ad esempio, Pippoli, tu hai un obiettivo preciso in un'area della vita, devi definirlo. Qualunque sia, vuoi sentimentale affettivo, vuoi fare dei figli, inizia a definire un obiettivo, vuoi non farli, inizia a definire un obiettivo.
Vuoi trovare una fidanzata, inizia a definire un obiettivo. Gli obiettivi sono fondamentali perché poi devi fare delle azioni. Ovviamente un obiettivo non è un sogno, la differenza tra un sogno, diciamo, e un obiettivo è che l'obiettivo ha anche delle azioni, dei tempi e delle azioni. Il sogno più tempi e azioni uguale obiettivo. Per fare questo, i tarot suggeriscono di fortificare la tua autostima. E per fortificare la tua autostima puoi tranquillamente recitare il Tara Mantra Io sono la persona. Più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Brava Gina, brava Gina. Qua vengono le dolenti note, vengono le dolenti note. Tu ti lamenti troppo. Sei una persona che si lamenta troppo. Quindi è ovvio che se tu vuoi ottenere qualcosa è la morte. La morte vuol dire che devi smettere di lamentarti, smettere di cambiare. La malga agosta, non ti devi lamentare, non ti devi lamentare. Salutiamo Rosy, vediamo anche lei è una mia dipendente. Non ti devi assolutamente lamentare, ma devi agire, devi costantemente agire, devi costantemente fare le cose. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Non ti devi lamentare, perché molte persone non trovano lavoro e si lamentano, non trovano il fidanzato e si lamentano. Non trovano questo e si lamentano, non trovano quest'altro e si lamentano. Tu non ti devi mai e poi mai lamentare. Devi semplicemente fare, agire. Chi si lamenta è perdente, quindi non ti devi lamentare. Devi metterti, diciamo, e devi tenere presente che verrai percepito in questo caso come una merda, perché probabilmente non ti dai il giusto valore, però puoi anche ribaltare la frittata e essere percepita come una farfalla. Quindi la determinazione è fondamentale, quello che tu sei dentro attrai fuori fondamentalmente, no? Quindi non ti lamentare se incontri sempre le persone sbagliate. Probabilmente il motivo è che non hai l'atteggiamento giusto, quindi devi cambiare il tuo atteggiamento per attrarre le persone giuste. E qua c'è anche la soluzione che ti danno i tarot, devi imparare a fare un atto di coraggio, devi imparare a fare qualcosa di importante, devi imparare a uscire fuori dalla zona di comfort, non rimanere nella tua zona di comfort e fare qualcosa che possa stravolgere il tutto. Questo è il punto fondamentale. D'altra parte c'è anche, ti dice ancora di più il tarot, ti dice ancora che questo è un altro punto fondamentale, un altro punto importante che devi imparare, diciamo, come possiamo dire, devi imparare a diventare una donna cuciniera, a saper mescolare al meglio gli ingredienti della vita, a saper rendere gli ingredienti della vita alchemici, il che ti porterà a diventare una donna che sa, diciamo, la donna cuciniera, come dentro così fuori, l'armonia dei sapori, sa trovare il giusto metodo, sa trovare la giusta cosa per attrarre ciò che è necessario attrarre. Quindi diventare una donna cuciniera vuol dire attrarre le cose positive nella tua vita. Ecco, quindi questa è la prima stesa, che ci sono diverse possibilità, ci sono da fare delle cose, devi farle, ma per fare queste cose devi metterci energia, non puoi pensare che le cose vadano così. Perché ci sono persone che non si impegnano e si lamentano, ma non trovo lavoro, ma non trovo il fidanzato, ma non trovo la fidanzata, ma qua, ma là, si lamentano e poi non fanno niente. E queste persone sono poveracce, sono mentecatte purtroppo, non riusciranno mai a trovare qualcosa che gli possa dare un beneficio. Ma come mai? Ma io non trovo niente. Questo è un dato di fatto, devi sbatterti, devi fare delle cose, devi fare. Veniamo alla seconda stesa, la stesa della piramide, la stesa della piramide.
E abbiamo l'ascesa della piramide, cosa ti capiterà entro un mese. Quindi, nel primo caso, ti capiteranno delle cose che saranno difficili però, e devi affrontarle. Nel caso dell'ascesa del Buddha, vediamo, l'ascesa della piramide, cosa ti capiterà entro un mese? Cosa ti capiterà entro un mese? Allora, i colleghi a pranzo, tagliatelle al ragù. Ma questa mangia sempre come una bufala, cioè, poi si lamenta che non dimagrisce, ma mangia, ingrassa, lievita, tagliatelle al ragù. Ma che cazzo c'è? Ma che c'è? Un tagliatelle al ragù con sto caldo ti fanno venire 7 kg di cellulite in più. 7 kg di cellulite in più con le tagliatelle al ragù. Allora, tagliamo. Scegliamo le carte, ma che tagliatella al ragù e tagliatella al ragù. Allora, qua di nuovo viene Persevera, si vede che siete tante che vi lamentate. Allora, ti capitano delle cose che ti fanno lamentare, no? Gli imprevisti della vita che ti fanno lamentare. Tu non ti devi lamentare, non ti devi lamentare. Esatto, bravo, sto facendo definizione, tagliatelle. Ma infatti, ma questa pensa di dimagrire mangiandosi le tagliatelle, Sandra. Questa dici che fa la dieta, ma fa la dieta ingrassante, fa. Perché la nostra Rosy fa sì la dieta, quella ingrassante, si mette all'ingrasso. Allora, quindi devi imparare, sì, ma le tagliatelle al ragù, prima con questo caldo, poi cioè, vabbè. Allora, quindi questo è il concetto fondamentale, no? Poi magari ci sbaffa pure, ci beve pure il vino, si mangia pure il dolce, mangia pure questo, mangia pure quello, e poi diventa un culo che a Genova c'è diritto a mugugno. Sei di Genova, Giovanna? Ah, sei di Genova? Ma dai, sei una mia corregionale. Sei di Genova, Giovanna? Allenamenti da 400 ripetizioni, 400 ripetizioni, riso 10, sono 40 esercizi, mizzica, sono tanti i 40 esercizi. Bogliasco, bene, bene, sei Bogliasco. Allora, io Savona, siamo corregionali. Allora, quindi devi evitare, sì, di lamentarti, il mugugno va bene, ma uno deve farlo, come dire, il diritto al mugugno va bene fondamentalmente. Il diritto al mugugno può andare bene, ma non deve essere una lamentela fondamentalmente. Ma che vuol dire integrale o non integrale? Non cambia niente. Così qui si credono, mangia la pasta integrale, si mangiano quintali di pasta integrale e pensano che la pasta integrale non cambia un cazzo rispetto all'altra pasta. Vabbè. Altra cosa, quindi, anziché lamentarti, devi iniziare a fare degli atti di coraggio. Esci dalla tua zona di a Milano. Ah, ok, pensa a te. Devi uscire fuori dalla tua zona di comfort. Devi uscire fuori dalla tua zona di comfort. Non devi stare dentro la tua zona di comfort. Quindi vuol dire che ti sta capitando qualcosa nella tua vita, in questo momento di cui tu ti lamenti. Pensa a che cosa ti sta capitando che ti lamenti. E la soluzione è uscire fuori dalla zona di comfort, diventare irreverente, fare delle cose. Esatto, diventare anche trasgressiva, sapere quando essere istituzionale, conforme al ruolo, ma sapere anche quando essere trasgressiva. E questo è un punto fondamentale. 5 esercizi, 20, 20 reps. Con una pausa di 120 secondi, direi, 120 minuti, 2 ore di pausa, 120 secondi, va bene, secondi, va bene. E questo è un punto importante, questo è un punto fondamentale, molto importante questo, impara a trasgredire, cioè impara a trasgredire, questo è il concetto di fondo, non puoi focalizzarti, stare sempre a lamentarti, non puoi focalizzarti, non puoi stare sempre a lamentarti. 2 volte al giorno? Cosa vuol dire 2 volte al giorno? 2 volte al giorno? Ma integrale? Ma c'è.
Non è che integrale non fa ingrassare, non cambia niente. Integrale ci mettono un po' di crusca dentro, ma è uguale all'altra. Integrale, vabbè. C'è questo mito dell'integrale che pensano che con l'integrale si risolvono i problemi, cioè. Oh, allora, vediamo un po'. Bene, allora, qua abbiamo, ti approfondisce la situazione. Allora, per ottenere dei risultati nella situazione che tu vuoi raggiungere, diciamo, devi imparare a diventare, bene, brava Gina, devi imparare, grazie Gina, devi imparare a tirare fuori la tua femminilità. Anche se hai una certa età, devi tirare fuori la tua femminilità. Non so se mi sono spiegato, la tua femminilità. Anche se sei una donna non più giovanissima, devi essere comunque femminile. Anche se sei anziana, come la nostra Rosy, devi essere femminile. Essere femminile cosa vuol dire? Essere femminile vuol dire che sai gestire, diciamo, anche un po' un abbigliamento interessante, una movenza interessante. Devi diventare, avere il passo, diciamo, da coguaro, da giaguaro. Leopardato, insomma, tira fuori perché tagliando te l'hanno fatto. Sei anche stata approvata, però non è che qua hai più tanto tempo a disposizione. Devi darti da fare, quindi datti da fare. È molto importante questo. Impara a darti da fare e poi devi definire degli obiettivi. Anche qua. Gli obiettivi li puoi raggiungere, ma devi trovare il tuo equilibrio interiore. Spesso, ma che lavori gratis e lavori gratis, ti do uno stipendio di 0 € al mese puntuale tutti i mesi, ci trulla, come a te alla Sissi, sto già dando un sacco di lavoro, anche alla Rosi, 3 stipendiate siete, 0 € al mese a testa tutti i mesi e vi lamentate ancora, pensate un po'. Allora, quindi questo è un punto fondamentale. Dovete imparare a trovare la vostra dimensione, dovete imparare a trovare il vostro equilibrio interiore, perché tu devi volere veramente le cose. Cioè, spesso le persone non ottengono dei risultati perché non ottengono dei risultati perché non sanno dove andare. Invece devi sapere dove andare, è molto importante sapere dove andare. Se trovare il tuo equilibrio interiore, vedrai che lo potrai raggiungere. E questo è un punto molto importante. Bisogna stare attenti al cibo integrale, contiene solo. Esatto, brava, brava Sandra. Contiene acido fitico che si lega ai sali di calcio ed è deleteria per le donne. Esatto, questo è maggio il cibo integrale, poi diventano delle bustone, diventano delle bustone. L'integrale non serve un Kaiser, non serve. È la bufala del secolo, il cibo integrale, ma anche il pane integrale, no? Ti dico una pizza integrale, ti mettono un po' di crusca dentro eventualmente. Cioè, l'integrale non fa bene. E se troverai il tuo equilibrio interiore, salutiamo Roxy Rosa. Anzi, tra l'altro, Gina De Cazzan, dovresti iscriverti al canale di Roxy Rosa. Dovresti iscriverti al canale di Roxy Rosa e fare che cosa? Iscriviti al canale di Roxy Rosa e seguire le sue ricette. Le sue ricette è importante. Molto importante questo. Contiene acido fitico, si lega ai sali di calcio, esatto, vedete, lì bisogna. Quindi è molto importante questo. Questo è molto importante per te, splenderà il tarasole. Quindi tu potrai ottenere veramente dei grandi risultati, potrai ottenere veramente dei risultati importanti. Splenderà il tarasole per te. Vuol dire che realizzerai appieno l'obiettivo, quello che tu vuoi, che tu desideri, sia nell'ambito sentimentale affettivo, l'ambito lavorativo, si può realizzare. Però ovviamente non ti devi lamentare e devi tenere presente anche un po' la tua età, no? Perché spesso gli obiettivi, che è importante che ti dai,
sono disallineati alla nostra età. Noi abbiamo una certa età, voi molti di più di me, diciamo, avete molti più anni di me, siete molto più anziani, però anche alla vostra età dovete sempre inquadrare gli obiettivi che avete fondamentalmente. Quindi dovete iniziare a cercare di fare le cose fatte nel modo migliore. Quindi in base all'età che avete definite degli obiettivi. In quale costellazione appartenente? Appartenete alla costellazione della Malgascetta o della Malgascia, luna crescente, oppure la luna piena della Malgasciona, o casomai siete già carampane in fase di luna calante, pronte per il museo, per il cimitero degli elefanti, perché se siete pronte per il cimitero, ma anche se oggi la vita si è allungata, perché dopo la carampanaggine potete diventare delle mummie, mummia 1, mummia 2 ritorno, avete la possibilità di entrare e uscire dalle tombe in qualità di zombie 1 e zombie 2, fino ad arrivare poi alla fine dei giorni, e la fine dei giorni è il praticamente, come possiamo dire, la fine dei giorni è la mummia 3, il punto di non ritorno, dove poi potete dissolvervi solamente in luce. Quindi questo è il punto fondamentale. Voi siete molto più anziani di me, soprattutto Rosy. Rosy potrebbe essere mia nonna, mia zia, diciamo. Io infatti la chiamo zia Rosy, perché darle della nonna non mi sembra corretto nei suoi confronti, perché si sentirebbe giustamente vecchia. Però quindi per farla sentire giovane la chiamo zia Rosy, zia Rosy. Allora, e quindi... Questa è la terza stesa, è la seconda stesa, passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele, quindi che cosa ti sta per succedere entro un mese. Quindi anche la seconda stesa, tutto sommato, è stata positiva, perché poi è venuto fuori il Tarasole, e il Tarasole porta dei benefici. Devi però, ripeto, anche qua c'era la Malga Agosta, Non devi stare a lamentarti. Bene, veniamo alla terza stesa. Cosa ti capiterà entro un mese? In palestra c'è la ginnastica posturale, 2 ore e mezza di allenamento e mezz'ora di... faccio 1 ora posturale, 3 ore e mezza, 4 ore. Madonna, stai 4 ore in palestra? No, io vado tutti i giorni. Cara Sandra, mi alleno tutti i giorni in palestra, ma faccio un allenamento effettivo massimo di 50 minuti, un'ora. Tutti i giorni, 7 su 7, però allenamento di 50 minuti, un'ora fondamentalmente. Ah già, Rosy è anche nonna, e vabbè, anche nonna. È vero, sei anche nonna, vabbè, io ti chiedo già, nonna Rosy, è vero. Questo è un punto fondamentale. Poi io vado H7 su 7, faccio un gruppo muscolare al giorno, cioè un giorno faccio pettorali, un giorno faccio dorsali, un giorno faccio spalle, un giorno faccio gambe, un giorno faccio bicipiti, un giorno faccio tricipiti, e quindi questo è veramente lungo, forza. No, io oramai forza resistente, poi cammino, mi sono rotto i coglioni. Allora, io cerco di lavorare sull'intensità, però ovviamente a me non interessano le gare, naturalmente. Allora, vediamo comunque sia. Allora, bene, dovrai, allora, se vorrai raggiungere il tuo obiettivo, la cosa che ti piace, la cosa che ti sta a cuore, quello che dovrai fare è essere fedele a te stessa, cioè essere fedele a quelli che sono i tuoi valori, essere fedele a quelle che sono le cose a cui tieni veramente, perché ognuno di noi ha delle cose a cui tiene veramente e dobbiamo imparare a essere fedeli alle cose che... Brava Gina, vedete che Gina è la dipendente modello, brava Gina. Essere fedeli alle cose è il punto fondamentale, cioè non dobbiamo lasciarci trascinare da situazioni negative, nefaste, dobbiamo imparare a diventare fedeli ai nostri valori, se vogliamo raggiungere l'obiettivo. Ci saranno delle difficoltà, non sarà un obiettivo facile,
sarà anche qua un qualcosa di difficile, la cosa a cui tieni. In un mese dovrai fare veramente fatica, dovrai sbatterti, dovrai lavorarci sopra, ma ogni difficoltà devi andare avanti, non devi mai demordere. Tieni presente che boia chi molla, non bisogna mai mollare, fino all'ultimo dobbiamo resistere, dobbiamo resistere. E tra l'altro, potrai viverti anche delle tentazioni, potrai viverti anche delle tentazioni, potrai viverti anche. La tentazione è bella, è fondamentale. Interagire col diavolo è estremamente positivo perché il diavolo è tentatore. Tu non puoi fare una vita senza emozioni, senza tentazioni, devi cercare proprio di lasciarti andare alle emozioni, di lasciarti andare alle tentazioni. Perché queste porteranno veramente linfa vitale, energia vitale dentro di te. Quindi la tentazione è molto importante. Saper vivere al meglio la tentazione è fondamentale. Vedete che le carte non sono male, non sono male. Quindi, comunque, la cosa che tu credi inizia. Abbiamo il Toy Boy che rappresenta l'inizio, rappresenta il mago. Quindi, non disperare. La cosa a cui tieni prenderà campo, la cosa a cui tieni inizierà. Questo è positivo, la cosa a cui tu tieni sta per iniziare e questo è importante, sta per iniziare anche se inizierà in modo in sordina, diciamo, non sarà un inizio eclatante, però che sia una storia d'amore, che sia un lavoro, sta per iniziare e anzi ci sarà la possibilità di. Se fosse una storia d'amore, di vivere anche un collegamento, un'energia positiva, vivere anche una forza positiva. Quindi, se è una storia d'amore, l'amore arriverà nella tua vita. Tieni presente che dovrai però evitare gli attaccamenti, ma diciamo che le cose stanno andando per il meglio, evitare gli attaccamenti e manifestare sempre di più. La tua femminilità, la tua attrattività deve diventare una sirena affinché le cose possano fluire per il verso giusto, possano essere l'ideale per te. Quindi positiva anche questa stesa ed è tornata a trovarci la donna cuciniera che ti dà degli indirizzi precisi. La donna cuciniera rappresenta quella donna che sa, è un alchimista, sa mescolare gli ingredienti della vita. È una donna che sa fare le scelte giuste, è una donna che sa trovare sempre la quadra. Quindi una donna, un uomo, quindi donna cuciniera, tieni presente che la bellezza passa ma la fame resta. Non devi puntare sulla tua bellezza, che tanto ormai è una bellezza appassita, è una bellezza in fase di decadimento, ma devi puntare proprio sulla saper cucinare, saper mescolare bene gli ingredienti della vita. E allora vedrai che il tuo obiettivo lo raggiungerai, non soltanto cucinare, ma in generale mescolare al meglio gli ingredienti della vita. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei miei video. Seguitemi su tutti i canali YouTube e vi ricordo che sul canale potete abbonare.